L'allarme sul debito pubblico italiano questa volta arriva da Eurostat, l'ufficio di statistica europeo, che certifica nel primo trimestre di quest'anno il rapporto debito-PIL ha sforato il 130% per un ammontare totale di 2.034 miliardi di euro. In realtà nulla di nuovo, il dato infatti risale a marzo scorso, era ampiamente noto, tant'è che in borsa dell'annuncio di Eurostat non sembrano neanche essersene accorti, mantenendosi in territorio positivo di mezzo punto per tutta la giornata, con lo spread che è addirittura sceso. Inoltre, proprio quel dato si può dire drogato. A gennaio, infatti, la stessa Banca Italia avvisava come l'indice sarebbe stato influenzato dai 43 miliardi di euro che il nostro paese ha sborsato per il Fondo Salva Stati, assicurazione che ci costa cara. La vera notizia, invece, è che il rapporto debito-PIL a tutt'oggi potrebbe essere ancora maggiore rispetto a quel 130%. Seguiteci. Se aumenta il debito o diminuisce il PIL, il rapporto peggiora. Ora, da marzo, il PIL ha continuato a calare, mentre il debito, solo fino a maggio, è ingrassato di altri 40 miliardi di euro, portandosi, dati Banca Italia, a 2.074 miliardi. L'unica speranza per l'indice finanziario e per noi è che la previsione di ripresa del PIL non sia tradita e che lo spread non ci giochi nuovi scherzi. Ma su questo indice balla un altro dato fresco e importante, il pagamento dei debiti della pubblica amministrazione nei confronti delle imprese. Oggi il ministro dell'Economia Fabrizio Saccomanni ha annunciato l'attesa boccata di ossigeno. Sono pronti 15,7 miliardi dei 20 previsti per quest'anno che gli enti locali già possono girare ai loro fornitori. E ancora, dei 20 miliardi di pagamenti previsti per il prossimo anno, il Ministero stima di poter anticipare una tranche a fine 2013. Tutto bene, si fa per dire. Per lo Stato quei soldi si trasformano in debito pubblico solo quando il governo decide di saldarli, che è quello che sta facendo Saccomanni, correndo il rischio di complicare ancora di più l'indice debito-PIL. La scommessa però è che le imprese, una volta incassati quei soldi, li rispendano subito tra dipendenti e fornitori e questi facciano altrettanto, creando nuovo PIL e pagando nuove tasse. Un moltiplicatore virtuoso che a tutt'oggi sembra essere l'unica ancora di salvezza della nostra economia.